parla della mia prima esperienza in Brasile con prostituta brasiliana. Cominciamo bene. Quanto è? 10 euro. Così poco? Non è arrivata l'inflazione a Rio de Janeiro? No, 10 euro. Non avevo accorto di piccolo difetto fisico. O dente spurgente. Ho scritto questa canzone, forse il titolo è meglio che... Sì, è meglio. Non diciamo, bocchino rigato. Silenzio, se non si capisce. Ho incontrato una ragazza de Panema che faceva chigno a basso costo. Faceva pure scontri non fiscal, scaracal. Ma io non mi accorto che teneva i denti sporgenti. Disse, ma da non fa niente, ma probabilmente era meglio che me ne scappavo. Ah, non ti dico dolore. Non ti dico bruciore. Ah, basta, fermati, ti pago lo stesso. Mi disse, dammi la partita IVA. Gli disse, dammi un po' da pasta abrasiva. Scusami, niña, posso farti una domanda senza sembrarti un po' maligno? Anche se è parente di Ronaldinho. La scancelliamo questa. La scancelliamo. Adesso sono in diretta, non possiamo scancellarla. Non te l'avevano detto che eravamo in diretta, ma sì, dai. E la mamma adesso cosa dice? Non è più mia madre. E Mariangela? No, Mariangela. Mariangela, non so se sta... perché io la mando a letto alle 11. Se sta sveglia, penso che apprezzerà. Dai, saluta Mariangela. Ciao Mariangela, ti amo. Checco Zalone! Grazie! Vieni con me. Chiamiamo anche Ivan. Ivan, vieni a chiudere con noi. Ivan, Ivan Cazzeroni. Riuniamo la coppia, presto. Forza. E quando mi ricapita. Quanto è bello, guarda. Chiudere le invasioni barbariche con Ivan Cazzeroni e Checco Zalone. A venerdì, ciao. Ivan Zalone. Grazie mille, sei stata bravissima. Ciao, grazie. Ciao Ivan, non potevo rinunciare. Buonanotte.